Oh, salve ragazzi, tutto bene? Come va? Che si dice? Allora, sì, sono al tema estate praticamente. Sono circondato da gonfiabili. Allora, come va? Che si dice? Allora, dopo aver fatto un vlog un po' generico tempo fa sugli argomenti, sulle cose che propongo su YouTube e su Twitch, poi dopo ho fatto un video, avete visto, esclusivamente per YouTube, dove faccio vedere pratica, dove ho detto effettivamente qual è la programmazione estiva. Adesso tocca invece a Twitch, ragazzi. Oggi questo video è dedicato proprio al mio sito Viola, al mio canale del sito Viola. Allora, che cosa posso dire? Per prima cosa vi informo che in questa estate voglio dedicare moltissimo al mio canale, ok, sul sito Viola. Quindi che cosa ho deciso? Volevo specificarvi bene che tipologia di video incontrate, trovate, vedete. E onestamente sto notando una cosa fastidiosa. Troppa luce forte e mi sta dando fastidio. Allora, ci sono due tipologie di video su Twitch, ok? Il primo è praticamente con i fratelli Ciclopi, quello là in gruppo, quello là che porto praticamente il lunedì, buonanotte, il sabato, domenica e il martedì. A volte succede anche il lunedì, perché a volte ci stanno dei cambiamenti improvvisi, però questi video, queste live con i fratelli Ciclopi si fanno la sera, dopo cena, dalle 9, 9 e mezza, 9:40, 9:50, spesso delle volte, fino a mezzanotte. Gli argomenti sono, diciamo, non tantissimi, però ignoranti. Abbiamo, per esempio, Star Wars. Ovvio, siamo fratelli Ciclopi, parliamo di guerre stellari. Siamo fan di guerre stellari, che facciamo? Portiamo guerre stellari? È naturale. Infatti, uno dei nostri argomenti che spesso trattiamo di più è proprio Battlefront 2 IA del 2017, quello della DICE. Ok? Grazie a questo videogioco ci permette di perdere tempo e giocare e divertirci, però, e ci divertiamo, però è il videogioco più idoneo per parlare di cose a tema quelle stellari. Per esempio, stiamo sfruttando per parlare della saga di Obi-Wan Kenobi. È naturale, no? Per il momento. Però questo che cosa significa? Significa che lo useremo sicuramente, Star Wars Battlefront 2 IA, attenzione, per parlare poi in futuro di Andor, della saga di Andor, la saga di Mandalorian nella terza stagione, probabilmente anche di Bad Batch, la seconda stagione, tanta roba, no? Oltre a questo portiamo pure Battlefront 2 Classic, tanta roba anche quello, gioco del 2005, molto divertente. Oltre a Star Wars portiamo altri tipologie di video, no? Quelli da un po' più ignoranti a quelli anche da sclero. Quelli più ignoranti potrebbero essere appunto War Thunder, World War Z, anche un Left 4 Dead 2. E non da non sottovalutare questa opzione. Abbiamo poi giochi da sclero come Human Fall Flat, Fall Guys. Vabbè, Fall Guys lo porto più io, però spero che più o poi lo compreranno anche loro. Però volevo dire Gang Beasts, ecco Gang Beasts. Human Fall Flat già l'ho detto. Qual è? Ah, Worms. E comunque tante tematiche, push qualcosa anche di nuovo. Staremo a vedere, vedremo, scopriremo più in là. Bene, perché comunque ci sarà sempre qualche variabile, se c'è qualche variabile ve l'aggiorno, ve lo dico. Questa è la prima tipologia di video su Twitch, ok? Sul sito Viola. Ora però ci sta anche un altro, che è quello là singolo, quello che porto solo io esclusivamente come video. Solitamente questa live faccio dalle 6 alle 8 di pomeriggio. Può succedere che lo faccio dalle 4 alle 6. Ci può stare. O se no, se non in quei giorni non ci sono i fratelli Ciclopi, che ne so. Ricordatevi che lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sono più libero e probabilmente li posso fare la sera da solo. Però gli argomenti sono più particolari, perché sì, ovvio che porterò anche videogiochi a tema Star Wars, come infatti ho fatto, però specifichiamo il come. Perché ovviamente io voglio divertirmi a portare cose vecchie, vintage, retro, giochi che io ho amato e mi va di riportarli alla luce e farveli anche scoprire, soprattutto alcuni sono della nuova generazione, sono giovinciolo, ok? Giovinciolo. E questo è interessante perché potrebbe attirare l'attenzione a un pubblico giovane con argomenti, giochi vecchi,
Lo so, uno dice, vabbè, ma noi adoriamo le cose nuove e fresche. Sì, ma senza quei giochi di un passato non avete giochi attuali. Quindi, meglio conosce un po' di storia, videoludica. Attenzione, non è che porterò chissà che gioconi, per giochi che ho giocato io, che grazie ad essi alcuni magari hanno attirato l'attenzione e sono stati pure dei buoni giochi. Infatti, un esempio è proprio Star Wars Episodio 3 per PS2. Un ottimo gioco in un certo senso. Questo è indiscutibile, il fatto che posso portare anche un gioco come Il Potere della Forza per PS2, un Transformers per PS2. Io attualmente ho portato, a parte Star Wars Episodio 3, ho portato Ghost Rider per PS2, ho portato, qual è l'altro gioco? Evil Dead per PS2, anche quello là moderno, da game. Che si potrebbe fare online, c'è una buona, cioè in cooperativa, ma si può forse fare anche con i fratelli ciclopi, che alcuni miei amici sono interessati a acquistarle, quindi facciamo forse dei co-op, quindi forse potrebbe essere interessante. Si vedrà. Detto questo, abbiamo anche giochi ancora più retro, un po' più vecchiotti, PS1, e infatti sto portando Digimon World 1, Digimon World 2, Monster Rancher, che poi sto portando con la versione DX che è uscito da pochissimo sul PC, e onestamente lo sto portando e mi sto divertendo, quindi volevo giusto farvi vedere che tipologia di giochi portavo. Ovviamente questo cosa significa? Che anche altri giochi più vecchi vorrò portare online. Ovviamente cercherò di portare argomenti che saranno sempre collegati a Star Wars, come ad esempio Episodio 1 per PS1. Ho portato quel picchiaduro di Star Wars per PS1. Quindi, bene o male, molte cose io le porto, anche giochi che magari, come posso dire, non sono della massa o comunque a gente che può interessare, però spero che più o poi qualche mio contenuto vi può interessare, piacere, che comunque cerco di portare argomenti ignoranti e interessanti. Porterò anche un Digimon, per esempio Rumble Arena 2 per PS2, molto interessante come gioco. Giochi che praticamente mi hanno fatto crescere e ho scoperto tanti gioconi, quindi mi va di condividere con voi. Per il resto, attenzione, porterò anche Fall Guys. Spesso delle volte con i video di Fall Guys li faccio i video con i gonfiabili. Infatti, sappiate che è ritornato, per chi non mi segue, non mi conosce bene su YouTube, io una volta ho fatto un video che mi sono fatto chiamare Ciambellino, ecco qua. Sì, Ciambellino ritorna con un video di Fall Guys, non so quando, forse una live, e quindi tanta roba. Bene, detto questo, io qua vi saluto, perché a parte che devo lavorare, quindi sappiate che pure le mie live stesse singole spesso non ci sono perché devo lavorare. Per il momento sono libero, quindi vorrei approfittare questi giorni di fare qualche video in più, live in più. Magari faccio la live dalle 6 alle 8, ma posso fare una in serata. Gli argomenti sono molto randomici perché dipende da me quello che voglio portare. Poi, durante la chat, se qualcuno è interessato, di vedere se ci stanno altre tematiche che tratto, potrei anche portarle, o semplicemente si può parlare di tante cose. Voi lo sapete, noi siamo fan di Guerre Stellari, quindi posso parlare di tutto, e soprattutto, come posso dire, cerco di fare delle live anche a tema interessanti. Ci sarà, per esempio, il Summer Games, se non sbaglio si chiama così, proprio il 9, giovedì, dalle 8 alle 10, forse farò una live dedicata a vedere in diretta le news a tema videogiochi. È tanta roba. Non vi aspettate giochi horror sul mio canale, su Twitch, su Instagram, su YouTube, insomma, no. Forse un Resident Evil 4 Remake si salva. A posto di portarlo sul canale, lo porto direttamente in live. Però ricordate che tutte le live che faccio su Twitch, da solo o in compagnia con i fratelli ciclopi, vengo sempre ripubblicati comunque su YouTube. Bene, detto questo, io vi saluto e vado a mare. Bella raga, e siamo arrivati in estate ormai, quindi c'è sta. Quindi il 38, basta, e chiudo. Bene.